Ciao Manuela, un saluto a tutti gli amici di Le Fonti TV. Siamo in diretta qui a Palazzo Mezzanotte. Alle mie spalle continua il convegno sull'intelligenza artificiale e qui con me vi è Francesco Coccia di Technology Reply. Dottor Coccia, dunque, si parla di intelligenza artificiale, ecco, andiamo a vedere quali sono le principali criticità nel momento in cui si va a implementare questa tecnologia all'interno delle imprese. Ma diciamo che il primo consiglio che possiamo dare è ricordarsi che stiamo facendo innovazione e quindi dobbiamo essere capaci di fare un cambio anche metodologico, quindi cercare di applicare quella che è la metodologia agile, iterativa, interattiva, che ci permetta un po' di affrontare questi progetti innovativi con una nuova visione e portando il business a bordo. È più importante settare le aspettative, quindi sappiamo che stiamo facendo innovazione sfruttando il massimo della tecnologia oggi disponibile, quindi dobbiamo essere aware del fatto che possiamo anche fallire, ma dobbiamo riuscire a portare avanti questi progetti con il business sempre a bordo. Un altro consiglio che mi sento di dare è di non pensare subito a una completa automazione, ma più a quella che può essere una augmentation delle competenze delle persone di valore dell'azienda, in modo che sfruttando queste tecnologie loro possano avere modo di lavorare in maniera molto più efficace, molto più produttiva, perché la tecnologia li supporta e ne valorizza le loro competenze. Dunque, si parla di team AI driven. Quali sono le competenze, gli skills che sono necessari oggi? Sicuramente non è sufficiente avere una buona conoscenza di quello che è lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale, perché come dicevo è necessario avere il business a bordo, avere le competenze di business, quindi è fondamentale che abbiamo al tavolo persone che siano esperte di dominio, che sappiano quali sono diciamo, le leggi con cui dobbiamo guidare poi gli algoritmi. In materia invece di trasformazione digitale, dunque quando si intende implementare dei progetti relativi appunto a quest'ambito, cosa si sente di consigliare? Sicuramente partire con un'attenzione su quelli che sono gli use case che ci possono portare più valore, quindi fare un'analisi molto accurata di quelli che possono essere i benefici che vogliamo ottenere, che possiamo ottenere, fare studi di fattibilità, analizzare il possibile ritorno di investimento e solo allora partire con l'implementazione di un progetto, la messa a terra. La ringrazio.